non è uno schiaffo. Ok. Deve essere, non per poi toglierla, no? Per poi andare. Ok? Allora, se cambi il discorso, ok? Ma se la tieni per questo fare l'avversario, devi mantenere il contatto. Ok? Deve mantenere. Il pan. Ricordati, ricordati deve essere tu, il corpo, l'anca, che l'anca ti dà il controllo. Non il braccio, no, non dare schiaffi. Non pensare a fare già il secondo, no, pensare al primo, ok? Ok? Ok, non pensare già, perché tu per adesso penso già a fare questo, no? Non pensare a fare il cambio. No, o impari a pensare a quello, ma non pensare adesso a questo, o boom! Lo schiaffo non impedisce assolutamente, no? Io attacco, ok? Se io ti do gli schiaffi, non, anche se mi sposto, non ti stai impedendo di girare degli altri, anche se mi sposto. Se quello invece, ok, questo sì, vedi come ti rallenta. Vedi, no, ma è solo perché, ok, questo ti blocca, ok, questo ti blocca, il fatto di queste spinte. Che col boom, perché poi dopo arriva tutto di controllo, no? Ma è quel tipo di controllo, che scoppa. Pensa bene, se no, me con te non funzionerebbe. Sei più alto, più lungo. Così ti avevo fatto vedere che dovevamo insegnare. Sì, tutto. Sì, ok. Allora, il gancio, attenzione. Il gancio devi fare sempre lo stesso discorso, e lo puoi tenere solo con la struttura, non con la forza del tuo braccio. Ok? Su, ok. Sempre bene. Prima errore da evitare, questo, non va bene, c'è un salto perché questo passa, no? Passa molto, principale. Punto di contatto deve essere qua in mezzo, subito dopo il pugno, in modo che la mano vada a prendere il gomito. E angolo cieco, quello, sia l'interno che esterno, questo è angolo cieco, anche questo è angolo cieco, in modo che la tua posizione della travia centrale non sia verso di me. Perciò il gancio va affrontato, mentre il diretto va evitato, spingendo, il gancio va affrontato, non va evitato. Affrontato solo per il senso comune, comunque va il gancio nel gancio. Sì, affrontato nel senso che non puoi scappare dal gancio, perché scappare dal gancio non va altro che dargli più accelerazione e portarti sempre in direzione verso gli altri colpi dell'altro lato, sui quali tu non hai controllo. Qui è più facile perché io ho sempre ho tre arti, uno, due, più uno, tuo, tre lati, due lati, che sono verso il tuo lato di cui non ho controllo. Per quello che io lo devo controllare da qua direttamente. Controllo questo lato, ma mi interessa anche da questo lato, perché questo non fa più cazzo, l'altro mi interessa. Il gancio c'è questo problema, è una tecnica molto più forte del diretto, e soprattutto non mi dà immediatamente un controllo sull'altro. Come me lo dà? Lo dai direttamente su questo. Ok? Ok? Sei tanto forte ammortizzo leggermente là. Scarico su questa, tiro per più. Se tu. Percorsi i possibili tuoi colpi in tacito prima che siano partiti, ecco, poi devi lavorare mai. No, perché non stai tacitando i percorsi degli altri. Oltre al fatto che la struttura non ti permette di tenere colpi forti. Ok? Perché poi se la lascio in tavola, io faccio il down in questa maniera qua. Dicami perché poi nell'applicazione non avendo futuro diventa questo. Adesso sono indietro. Fuori invece. Ecco perché, ma io te lo spiego sul gancio. Sul gancio se io da qua vieni. Insomma lo prendo, perché il palo stanno indietro, quindi questa è la che passa. Invece no, giustamente, come nella Sirintao, cosa che sono chiave, il tirantano non si usa, perché è troppo corto. Ma come principio, spinge.
Ecco allora, bam! Giusto, il peso c'è, bam! Rotazione, bam! È sempre quello che subisce, bam, la forma. Allora, bam! Ecco lì. Scarico, bam, sul peso, scarico l'energia che sta arrivando. Dino il tuo equilibrio, bam, mettimi il tuo equilibrio. Poi con i movimenti, perché sono molto veloci, non hai, puoi intersi fare subito la rotazione. Se tiri uno o due velocemente, lo faccio. Ti rilancio, io cerco di tirarti qua e mentre vado tu me lo penso, invece no, vedi, arrivo un peccato lì, adesso qua. Più lo fai seriamente, più lo fai seriamente per colpirmi sul serio, e più riesco a bilanciare. Se tu tiri l'uno o due, nel senso io bam, e più fai, lo fai seriamente, più vedi che ti sbilancia. Più lo fai seriamente, più ti utilizzare la mente il peso. Più te lo fai te, più lo faccio io, quindi ne metti su me. Ecco com'è, no? Totalmente, è giocando che vengo fuori le clavi, ma se lo fai sul serio, se si colpisce sul serio, se sul serio, non c'è una parte. Mentre funziona. No, mentre metti fai giù è nella realtà un gancio che fai io sul serio, è solo che la gente gli spostati. Leggermente indietro per la buttare avanti. Lo capisci bene da qua, adesso lo rifacciamo, però prima ti tiro un diretto e tu qualsiasi mano in gancio. Io? Cioè, no, sì, adesso faccio vedere, fai io. Fan, Q, ok? Vedi, tu hai Q, Q, ok? Questo è più, più realistico. Questo è più, Q, Q. Ci vuole. Scusa. Ok, tu. Vedi, quando sei sul primo è tu, ma arriva diventa tu, ma è pam. Vedi che perché tu per tenere la prima fai tu. Quando arriva l'altra, tu, ok? Hai tempo di andare a prendere, pum. Vai a avere tempo di pam, pum, pam. Anche perché a me non interessa questa, perché questa, se tu fai questo e poi passi con questa, è tutto facile. Questa è troppo. Ti fa io quando faccio questo, mi trovo questa. Queste sono più finte. No, non è che più questo quinto, è che quel lancio, se io ti faccio questo, pam, questo qua, è un bel casino tra il lancio. Perché ti fa un po' fissare. Quanto sarà di fare? No, perché ti sto spingendo di là. No. Questo devi fare qua. Ok, ti rallenta parecchio, no? Quindi pum. Non mi interessa, di questo è il contatto, di questo non mi interessa quello che viene pum. Ok? Mi interessa l'altro. Ok? Quindi infatti tu mi interessa l'altra, infatti mentre faccio questa, ma ok, automaticamente lo fai automaticamente, no, ti prende meglio, prendo quella. Diverso il caso se arriva questo e poi arriva l'altro. No, lancio. No. Sì, perché allora ha più, cos'è più reale. Poi ci arrivi l'altro, più reale. Sì. Sì. In modo che all'inizio tu all'allievo insegni questo, poi insegni da ta. Pum, stessa. Ok, tu poi ti insegni a prenderlo prima che sia partito, no? Quindi pum, pum, ok, segna, ok. Quindi facciamo. Questo sapere in modo da impari a giocare sempre più così, in maniera sempre più realistica. Se scomponi in combinazioni più semplici per leggere sempre più complicati. Poi li segni adesso abbiamo usato sempre questo, adesso adesso diamo il buono, usiamo il tanto, diamo qua, ok? Vediamo, vai, ok, attacca, ok, fai usare i gomiti, ok? Fai a giocare in modo che conosca tutte le saline e fare tutte le idee, così impari fatto che dire allievo e li insegni invece. Ok? No, bravo. Ok, più o meno. Economía.